Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo primissimo episodio ufficiale della Bachelor Challenge. L'altra volta vi ho fatto un po' un'anticipazione di quella che sarà la Bachelor, di Manuel, abbiamo parlato un pochino della sua famiglia e vi ho presentato tutte le partecipanti della Bachelor. Quindi oggi sono in compagnia di mia sorella che voleva commentare insieme a me questo episodio. Ciao a tutti! È un po' imbarazzata perché è la prima volta che proviamo a fare un video del genere, non so neanche quanto si sentirà la sua voce perché il microfono è più vicino a me che a lei, però ci proviamo e vediamo un po' come va, magari poi anche in qualche altro episodio possiamo commentare insieme. Allora, li vedete tutti qui fuori spalmati sulle loro asciugamani, ma vestiti, perché in realtà volevo fargli prendere il sole, ma mi dice che è troppo nuvoloso per prendere il sole. Effettivamente oggi è una giornata un po' grigia. È nuvoloso e fa anche freddo. È l'una, stamattina si sono svegliati quasi tutti insieme. Manuel si è svegliato per primo e le ragazze poi si sono svegliate tutte insieme. Infatti c'è stato un attimo un caos generale. E hanno preparato da mangiare, anzi, Lucy ha preparato da mangiare per tutti. È stata così carina da preparare da mangiare per tutti. Eccola, Lucy. E quindi hanno fatto un po' una colazione in ritardo, un aperitivo, insomma, un pranzo anticipato. Hanno mangiato tutti, mentre invece Cristina, che è lei, ha fatto un po' la ribelle e se n'è andata in giro con la barca. Allora, quando avete finito di prendere un po' di sole, ecco che Lucy si è già stancata e se ne vuole andare via di qui. Basta, troppo tempo sotto al sole non va bene. Ecco anche Camilla si è stancata e Scappando si tutti. alzano tutti, sì, stanno scappando tutti piano piano. Ok, allora io direi di iniziare a preparare qualcosa perché questa sera, facciamo fine pomeriggio, sono le 2, però sì, comunque qui il tempo passa abbastanza in fretta. Quindi, come primo giorno faremo un party di benvenuto. Infatti, le regole della Bachelor Challenge che ho trovato sul sito Sims World dicono proprio che il giorno 1 fai che i membri del contest si conoscano e facciano conoscenza anche con il Bachelor. Intrattiene relazioni amichevoli, mixa bevande, gioca a scacchi e organizza un piccolo party di benvenuto. Quindi faremo tutte queste interazioni, hanno già iniziato andando a prendere il sole tutti insieme. E in fine pomeriggio, insomma, inizio serata, faremo un party di benvenuto. Infatti, qui ho già preparato la location con dei palloncini. Qui abbiamo il barbecue, poi da questa parte c'è anche la vasca idromassaggio, il bar, quindi possono proprio rilassarsi. No, Che beh. cosa sta succedendo? Oh mio Dio, Manuel sta facendo una lotta con i Che gavettoni. giusto, Ah, lei. adesso fa caldissimo, allora forse possiamo prendere il sole. Sì, vai, proviamo. Manuel, torna sulla tua asciugamano. Prendi il sole. In costume da bagno. Guardate, loro si stanno divertendo con i gavettoni. Oddio, Camilla si è addirittura nascosta tra le foglie per non farsi vedere. È un po' arrabbiata, Camilla. Era da stamattina che era un po' infuriata. Dai, prendi il sole in costume da bagno. Venite qui a prendere il sole. Guardate, Lucy si è messa a pancia in sotto. Adoro! Stanno tutti, oddio, si girano! Che cosa meravigliosa! Anche se qui non c'è proprio tanto sole perché siamo sotto le palme, però voglio proprio vedere come sarà. Allora, chi manca a prendere il sole? Voi due che state giocando. Prendi il sole in costume da bagno. Valeria, vieni anche tu. Prendi il sole in costume da bagno. Così li vediamo tutti qui a prendere il sole. Ecco che arriva anche Cristina. Ah, belli! Oddio, ma guardate come si mettono! È fantastica questa cosa! Ma non c'è tipo spalma la crema solare? Oh sì, applica la crema solare! Adoro! Manuel, mettiamo la crema. Applica la crema solare. Poi una alla volta, mettiamo la cremina. Applica la crema solare. Noemi, dove sei? Questa già è diventata nera. Bellissimo. Applica la crema solare. Valeria se l'era già messa la crema, sì. Poi Camilla. Camilla, tu sei bianca cadaverica, quindi applica la crema solare. Lucy, tu peggio ancora. Applica Poverino. la crema solare. Cristina, Dorme. applica la crema solare. Sì, si è addormentata. E Ayan. Applica la crema solare. Ah,
Ci è voluto un po', ma alla fine tutti si stanno applicando la crema solare. Che bello, ragazzi! Ma guardate che luce! È bellissimo tutto questo scenario. Vediamo qui cos'è uscito. Protetta dal sole, crema solare applicata. Ora posso prendere tutto il sole che mi pare. Wow! Qui ho messo qualche crema solare, qualche libro, taccuino, i libricini da questa parte. Così sembra proprio di stare in spiaggia come nella realtà. Si è già fatto nuvoloso, anzi, se ne sta andando proprio la luce. Ecco qua. Allora, Manuel, ho ottenuto una bella abbronzatura. Manuel è davvero abbronzato, ha un aspetto favoloso e sembra baciato dal sole. Ma dai, fatti vedere. Si alzano tutti insieme Coordinati. contemporaneamente. Eh sì, perché è diventato nuvoloso, sta diventando buio. Chiacchiera con Christian. Quindi lui inizia proprio a fare conoscenza così e si mette a chiacchierare con loro. Le due ragazze anche chiacchierano insieme. Cosa c'è qui? Rivolge uno sguardo folle. Oddio, ragazzi, stiamo già vedendo una preferenza. Allora, andiamo a preparare, per favore. Ripulisci, si sta andando a ripulire qualcosa. Andiamo a preparare per stasera. Allora, facciamo griglia. Che cosa possiamo fare? Salsiccia e peperoni. Salsicce e peperoni, ma non so se c'è qualche. No, mi sembra che nei tratti nessuna ragazza era vegetariana, quindi possiamo fare salsicce e peperoni. Vai, Manuel, la cucina aspetta te. Le ragazze invece le faccio venire tutte qui insieme. Eccolo ai fornelli. Che bravo! E le ragazze stanno venendo tutte qui. Vediamo se poi qualcuna magari si vuole avvicinare a Manuel, vuole cominciare a chiacchierare con lui. Vediamo che cosa fanno proprio in modo autonomo. Adesso sono tutte qui e se ne vanno in modo autonomo. Cristina è la ribelle del gruppo. Da stamattina se ne va in giro da sola. Non è per niente interessata. Gioca a blocco bic. Va bene. Scappa. Noemi fa gli addominali e si mette a chiacchierare con Lucy. Poi Christian sta lavando i piatti. Sì, Manuel nel frattempo ha abbandonato tutto. Manuel sta abbandonando tutto e sta andando a chiacchierare con Valeria. Guardate che bravo Manuel che sta chiacchierando con tutte. Chiacchiera con Valeria e Camilla addirittura e sta andando a ripulire. Sì, perché lui è ordinato. È un sim ordinato e quindi va a ripulire tutto. Perché questo l'hai lasciato qui? Lo mettiamo sul tavolo, facciamo. Prendi una porzione insieme e venite tutti qui a mangiare. Qui ci mettiamo anche un po' di musica, accendi, facciamo brano estivo del momento, così poi li faccio anche un po' ballare. Ah, ecco che si accomodano, che carini tutti insieme. Guardate, mamma mia, che cos'è? Ayan, ah sì, perché lei è ghiottona. Nei tratti è proprio ghiottona. E tu non mangi? No, va a ballare. Lei si butta nel ballo tranquillamente. Lei è Noemi, se non sbaglio. Sì, Noemi. Va a ballare, ma forse perché non ha fame. Bisogni. No, infatti, sta proprio benissimo. Allora, che ne dite di questo primo party? Party di benvenuto? Io però voglio farvi sedere un po' tutte insieme, così vi faccio anche una bella foto a tutta la tavolata. Guardate loro, si sono accomodate qui sulle sdraio. Manuel, vuoi chiacchierare con qualcuna? Chiacchiera con Cristina. Ah, finalmente Cristina si è integrata. Accendiamo anche il ventilatore, così ci rinfresca un po', anche perché fa veramente caldo. Sì, fa abbastanza caldo. Allora, vediamo un po' le relazioni. Cristina, Cristian, Noemi, le ha conosciute tutte. Camilla, Ayan, Valeria, Lucy. Ok, e chiacchiera un po', qui non esce niente, magari fai una chiacchierata con tutte, impara a conoscere. Che succede? Ah, perché Valeria sta sistemando. Grazie Valeria. Ok, dopo lo ripulisco io. Poi impara a conoscere, anche con Noemi, impara a conoscere. Lui è un team che ama l'aria aperta, sì, è vero. Ma che bravo, Manuel, guardate che uomo di casa, sta pulendo tutto tranne questo che avevo spostato io. E lo butto.
Ok. Guardate Cristina flirtante che si scatena nel ballo. Ottenuta una bella abbronzatura anche lei. Manuel, vieni a chiacchierare con tutte. Sta parlando... No, non stai parlando, Manuel. Ah, eccolo, arriva. Sono tutte anche abbastanza felici. Sembra che si stiano trovando abbastanza bene qui in questa mega villa. Nello scenario di Sulani. Deve anche andare in bagno, poverino. Continuano a ballare le ragazze. Guardate come si scatenano. Impara a conoscere anche Cristiano. Non hai chiacchierato per nulla con Cristiano. Discuti degli interessi. Acquisita l'abilità di ballo per Valeria. E dopo le chiacchiere facciamo anche un ballo di gruppo. Balla insieme. Poverina, Lucy ha l'acne. Andiamo a vedere. Fermati un attimo. Grazie. Oddio, guardatela. Le è uscita proprio l'acne. Troppo sole. Poverina, dai, passa tutto tra qualche giorno. Anzi, vediamo quante ore ci vogliono. 2 giorni, oddio, povera. Ok, stanno chiacchierando, si stanno divertendo. Manca qualcuna però, se non sbaglio. Cristian manca. Chiacchiera con Manuel, sta arrivando. Eccola qui, perfetto. E Lucy se n'è andata. È andata a ripulire. Ma come sono brave e ordinate tutte queste simmine. Manuel compreso, perché è proprio un sim ordinato. E adesso sta facendo conoscenza con tutte. Ecco che tutti acquisiscono l'abilità di ballo. Oddio, no, impazzisco se si mettono tutti qui a ballare. Noemi, vieni. Arriva? Sì, arriva a ballare anche lei. Sim romantici, abilità di ballo. No, vabbè ragazzi, adoro. Valeria si è messa un po' in disparte perché non c'è più spazio. Guardateli. No, ma guardate lui, la sua faccia soddisfatta. Wow, che sguardo. Allora, stanno ballando tutti, si stanno divertendo. Manuel, adesso che hai fatto in bagno, vieni qui e vieni a preparare delle bevande. Prepara una bevanda speciale. Succo di Cupido. Wow, questo è perché è flirtante. Adesso le faccio venire tutte qui, così vengono a prendersi la bevanda. Bevi. Vai qui insieme. No, non andate a dormire. Oddio, sì, sarebbe anche un po' tardi, veramente. Però, eccole. Che bello, stanno prendendo tutto il bicchiere. Guardate Cristian com'è contenta. Ed eccole qui che si godono tutte il drink preparato da Manuel. Che bello, ragazzi. Ecco che va a chiacchierare con Ayan. Fa tutto da solo lui. Le sta conoscendo tutte piano piano. Benissimo, allora direi che questo party di benvenuto è andato abbastanza bene. Comunque hanno iniziato a fare interazioni amichevoli da stamattina. Perché ovviamente vivendo nella stessa casa... Ah, ecco che arriva anche Camilla, chiacchiera anche con Camilla. Che bello, ragazzi. Quindi, il party di benvenuto è andato. Il primo giorno è andato in questa mega villa della Bachelor Challenge. Fatemi sapere nei commenti se avete già qualche preferenza di qualche simmina. Oggi è stata proprio... Oddio, Valeria con 2 drink addirittura. Fantastico. Dicevo, oggi è stato un po' una conoscenza per tutti. Però comunque se avete già qualche preferenza fatemelo sapere nei commenti. Tu Mary, hai qualche preferenza delle sim? Forse Cristina. La ribelle proprio. Cristina la ribelle, l'abbiamo soprannominata così. Sì, quei tatuaggi, i capelli viola. Che scappa di casa. Che scappa e fugge appena mattina con la barca. E anche adesso fugge perché se ne va in bagno. Cristina la ribelle. Va bene ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Guardate Manuel come è fiero del suo party di benvenuto. È andata proprio bene. Anzi, credo che stia proprio sbirciando il culo di Ayan. Manuel, ma insomma, cosa stai guardando? Eh sì, la direzione è quella più o meno. Non si capisce se è il culo di Ayan oppure quello di Valeria o di Cristian. Ah, guardate il costume, il segno del costume su Valeria.
Bellissimo, adoro, perché le altre sono ancora in costume, quindi non si vede. Bene, Manuel, allora ti lasciamo così e noi ci vediamo nel prossimo episodio della Bachelor Challenge. Ciao! Ciao!